Sicuramente il Vito Ferrante, che io conoscevo, Vito Ferrante che io conoscevo da tanto tempo, però non mi ricordavo il nome, sta facendo per Viterbo un qualcosa di stupendo, per cui sono contento di potergli dare questo contributo di 1.500 euro. Poi abbiamo un contributo di 1.000 euro all'Associazione Don Armando Marino. Perché l'Associazione Don Armando Marino? Perché è l'unico sostenitore dei contributi ad Alfio che io dirò, gli altri non lo dico perché non mi metto a fare pubblicità di chi ha dato lì, però Don Armando Marino aveva dato 500 euro per Alfio, quindi un'associazione che a stento porta avanti anche il suo lavoro da 500 euro, io mi sono sentito di premiarli di dargli il doppio, perché sono sicuro che Alfio a questo punto è contentissimo che loro prendano questi 1.000 euro che poi sicuramente ci diranno poi anche a che cosa vanno a vedere. C'è rimasto l'associazione Goi VIP Viterbo Onlus, che sicuramente sono delle persone stupende, sono dei ragazzi che cercano di alleviare il dolore di tanti bambini che non hanno la sfortuna di essere malati fin da quando sono piccoli. E poi c'è sempre l'associazione Tapeta. Perché l'associazione Tapeta? Perché molto probabilmente è un'associazione che anche per il fine sociale che c'ha, secondo il mio punto di vista, è da premiare, da dargli questi soldi. Ok, io a questo punto ho finito, adesso li chiamo uno per uno, diciamo queste associazioni, gli consegno l'assegno, poi se vogliono dire due parole mi fa piacere. Ok, allora, associazione Tardeta. Detto che vi è stato gentilmente concesso dai ragazzi. Io sono un po' peggio di lui per parlare. Però aspetta, poi lei ha parlato ben poco. Interveniamo un po' quando finisce tutto quanto, sì. L'associazione di Ferrante, 1.500. Ferrante, grazie. Detto di Alfio delle Poesie? Volentieri. L'associazione Don Armando Marini, sono il fratello di Don Armando Marini. Avete guardato il libretto? I Gogli. Un piccolo grande segno. Grazie. Grazie. Aspetta che do il libretto anche a te. Luciano, vieni Luciano. Sì. Sì, dimmi. Sì, grazie Luciano. Scusa. E Nocini, dov'è Nocini? Ok, a questo punto se le associazioni vogliono dire due parole, accendete il microfono davanti a voi e dopodiché... Sì, allora la parola... Aiutami. Peppe sì. È quella cosa che ho detto all'inizio che mi sfugge da... Comunque per il centro sociale. Peppesini per il centro sociale. Ho molto apprezzato e mi ha molto commosso il modo di porsi di Antonio Pino in questa circostanza. Ed è per l'affetto e l'amicizia che ho e che abbiamo per lui, credo sia doveroso
che non residua alcuna ambiguità in quest'ultima occasione in cui si rende omaggio in sede istituzionale alla Fontanella. E quindi mi incombe il dovere di riferire quanto l'assemblea del centro sociale gestito dalla Faula ha valutato di dover esprimere riguardo alle decisioni che sono state prese relativamente ai fondi raccolti nel nome e col conto di altre famiglie. Noi non condividiamo la destinazione e l'uso di questi fondi così come è stato stabilito. Non la condividiamo perché riteniamo che quella raccolta di fondi sia stata fatta in nome di una persona, con il volto di una persona, per l'obiettivo di una persona che aveva consentito a quella raccolta di fondi stabilendo dei criteri precisi. Ero personalmente presente quando Alfio Pannella diede il consenso a quella raccolta di fondi. Raccolta di fondi che si è realizzata con il suo nome. Tutti ricorderete che questo è l'equivalente del manifesto che fu affisso per le strade di Viterbo, col nome di Alfio, con l'obiettivo dell'emergenza casa e con il suo volto. Alfio Pannella aveva espresso un consenso a che si svolgesse questa sottoscrizione pubblica da parte dei cittadini viterbesi in suo nome e col suo volto sulla base di due condizioni che per lui vivo erano fondamentali e che per noi, adesso che lui è deceduto, resta un lascito che dobbiamo rispettare. La prima condizione, che la casa fosse un diritto e non un'elemosina. Il riconoscimento di un diritto, non un atto di beneficenza. La seconda condizione, che la sua casa, il suo diritto all'alloggio, il suo diritto all'abitabilità, concretamente si realizzasse all'interno del centro sociale autogestito Valle Fabbri. Chi ha conosciuto Alfio, che ha avuto la grande fortuna di ascoltarne le parole, di seguirlo nelle sue azioni, sa che in tutte le occasioni private e pubbliche Alfio è stato chiarissimo su questo. E ancora nelle ultime occasioni di rilevanza pubblica, ne citerò solo quattro. La prima, l'incontro che facemmo, Alfio presente, gli amici di Alfio presenti, con l'amministrazione comunale nel lontano 2007, quando a nome dell'amministrazione un assessore, nella fattispecie Antonio Fracassini, prese impegno a che l'amministrazione comunale realizzasse nel giro di pochi giorni, sto parlando del 2007, nel giro di pochi giorni, l'alloggio per Alfio nell'area del centro sociale. Quell'impegno è stato disatteso. Alfio è morto, quella casa non l'ha avuta, il comune non potrà mai più recuperare il torto che ha commesso. La seconda circostanza che voglio ricordare è l'ultimo incontro che Alfio ha effettuato con l'assessorato ai servizi sociali nella sede dei servizi sociali del comune di Viterbo. Ho avuto la fortuna di essere presente anche a quell'incontro, in cui a precisa domanda da parte dell'assessorato Alfio ha confermato ancora una volta in modo inequivocabile che la sua casa lui la voleva nel centro sociale perché il centro sociale è il luogo che garantisce il diritto alla casa per le persone che non hanno la casa, perché il centro sociale era nato per questo e quindi lui voleva restare lì, perché quella era non soltanto la sua esperienza di vita, era anche la sua esperienza di impegno civile. La terza circostanza, l'ha già ricordato Antonio, e gliene sono e penso gliene siamo profondamente grati, è stata quella lezione magistralis tenuta nella sala regia e che si è conclusa con quel gesto, lasciatemelo dire, sublime e magnanimo, del rifiuto di un'onorificenza finché non fosse stato riconosciuto un diritto, il diritto alla casa. E la quarta e ultima circostanza, la ricordo perché è un ricordo grave, è quando il sindaco di Viterbo, insieme ad Antonio, ad un assessore, a un funzionario del comune, ha reso visita ad Alfio, al centro sociale, anche in quel caso avevo la fortuna di esserci anch'io insieme agli altri amici del centro,
quando ormai sembrava chiaro che la raccolta di fondi avesse avuto buon esito, per definire dove collocare precisamente la casetta in legno che Alfio aveva tanto desiderato.